Terza video lezione, IZ1 FUM, e nelle prime due abbiamo presentato velocissimamente il sistema DMR. Siamo passati a parlare dei digital contacts, che sarebbero i TG che vedete nella schermata, con i loro relativi ID, e poi abbiamo parlato del Digital RX Group List, ossia che cos'è il Digital RX Group List? Abbiamo detto che è la suddivisione dei TG che voi vedete in questa schermata, divisi in slot 1 e slot 2. Abbiamo detto perché alcuni vanno inseriti qui, vedete TG Italia di due Alpe, Europa, Worldwide in slot 1, e in slot 2 per esempio i TG regionali. Ora facciamo uno step successivo, chiudiamo e andiamo su Zone Information, ok? Uno, diciamo d'intuito, si potrebbe aspettare, bene, nelle zone cosa metto? Metto Liguria, metto, non so, metto la regione Toscana e poi all'interno di essa inserisco tutti i ripetitori. In realtà ci siamo accorti che questo procedimento è un procedimento un pochettino più complesso, quando in realtà ce n'è uno più semplice. Qual è? Quello di inserire nelle zone, anziché il nome di una zona, il nome di un ripetitore. Va bene? Io per esempio ho inserito Righi, voi non, ovviamente non sapete, più di voi non sapranno che cos'è Righi. Righi è una piccola collina alle spalle di Genova che ospita un ripetitore DMR. Io al posto che inserire la zona, ipoteticamente Liguria, e all'interno della Liguria inserire questo Righi, ho preferito inserire direttamente il ripetitore. Ovviamente abbiamo detto che i ripetitori DMR hanno sempre due slot, la slot 1 e la slot 2, e di conseguenza io cosa ho fatto? Ho digitato con il tasto destro del mouse la voce add, ho col tasto sinistro aggiunto, vedete che qui si possono aggiungere delle altre voci, e all'interno di questa voce cliccando ho nominato Righi slot 1 e Righi slot 2. Righi slot 1 e Righi slot 2. Perfetto. Se andiamo in Righi slot 1, vedete che il ripetitore può essere destinato a TG Italia, a TG Europa e al Worldwide, che fanno parte tutti della slot 1. L'abbiamo visto prima nei famosi Digital Contacts. Se invece andiamo in Righi slot 2, vedete che ci sono i famosi TG regionali. Questo è il primo step reale della programmazione e vi spiego perché. Perché se andiamo su questa voce, Channel Information, questa scan list la lasciamo perdere per ora. Andiamo per esempio su Righi Italia, ok? Righi Italia, digito Righi Italia, vedete che è stato importante sul channel mode indicare digitale, non analogico, perché ovviamente se no la radio va in analogico e non va bene. Deve essere digitato digitale, diciamo, la larghezza di banda 12,5 kHz, 180 secondi di trasmissione, power high oppure low, mettiamo low. E questa è la frequenza di ricezione e la frequenza invece di trasmissione a 5 MHz. Questo è il nome che ho voluto dare al ponte, il cosiddetto channel name, Righi Italia, perché Righi è il monte, è il ripetitore di cui parlavamo prima, destinato a che cosa? Destinato al traffico in tutta l'Italia, ok? Molto importante, quindi sarà in questo contact name dove compaiono tutti i singoli. Scusate, le singole voci che abbiamo visto nel famoso Digital Contacts, ok? Rifacciamo un ripassino. Guardate, ok? Tutte queste voci le ritroviamo elencate automaticamente importate qui, è un sistema intelligente questo software. Dovremo selezionare la voce corretta che è TG Italia, ok? Slot 1 perché abbiamo detto che il TG Italia 222 222 è appunto sulla prima stanza e non sulla seconda, essendo appunto un TG nazionale. Abbiamo fatto. Chiudiamo, scusate, e qui Righi Italia, come vedete, compare. Quindi automaticamente abbiamo programmato la nostra radio.